Ciao Benita. Ciao! Ciao, come stai? Tutto Bene, tu come stai? bene, tutto bene. È arrivata l'estate, è il momento delle intestive e c'è anche la tua intestiva. Sì, Assolutamente, non potevo mancare. si chiama Balliamo. Come mai questa Balliamo. canzone? Allora, Balliamo in verità nasce un po' di tempo fa, nel senso che Sì. non l'abbiamo creata adesso, non l'abbiamo prodotta Ok. adesso, non l'abbiamo scritta adesso. Sono passati ben 2 anni o anche un Ah. po' più. Sì, è una canzone che avevamo lì nel cassetto, la produzione l'abbiamo lasciata più o meno, è quella. Ovviamente ci sono state degli aggiustamenti, delle cose, perché giustamente poi comunque gli stili cambiano, io Sì. sono maturata professionalmente, uno si identifica ancora di più su quello che vuole, che non vuole, quello che piace, Certo. Poi c'è stata la pandemia di piace. mezzo che ha frenato un Esatta, po'. infatti la canzone noi abbiamo dovuto riscriverla, cioè la produzione è rimasta più o meno quella, ma il testo l'abbiamo cambiato completamente, a parte appunto il ritornello, che quello ovviamente, quello è rimasto, ma il resto l'abbiamo cambiata, stravolta completamente, perché appunto essendo una canzone che è stata prodotta e creata durante la pandemia, o addirittura un po' prima, o durante, adesso non mi ricordo perché è passato veramente un po' di tempo, quindi esattamente il periodo non me lo ricordo, credo che fosse sì, tipo fine 2020 o 2000, adesso non mi ricordo, 2020. Ok. Comunque la pandemia già c'era probabilmente, sì. E il testo parlava di un'altra cosa, no? Che appunto c'entrava la pandemia, la distanza, quella cosa di comunque cercare di mantenere la nostra quotidianità, la nostra Ok. routine, però tutto poi a distanza, no? Ok, quindi E una versione poi restaurata. la versione restaurata, esatto. E allora ho detto, ma adesso la voglio perché era un po', poi mi piaceva, no? Non è che era una canzone che era lasciata nel cassetto perché non mi piacevo, però cioè, mi piaceva, era lì purtroppo e ho detto, no ragazzi, adesso la voglio lanciare, dobbiamo pubblicare questo singolo, dai, rimettiamoci le mani, riaggiustiamolo, facciamolo, e alla fine, finalmente, È balliamo e uscita. poi, È finalmente è uscita. uscita. E quindi, dovendola restaurare, di cosa parla adesso questo brano? Allora, adesso, siccome appunto è una canzone comunque, come hai detto tu, estiva, posta per l'estate, la volevo leggera, no? Quindi Sì. parla, sai, di quei flirt, di quei amori che ci si Sì. vuole, poi non ci si vuole, quella cosa lì così comunque leggera, giovane, fresca, secondo me è adatta per l'estate, no? Non Certo. volevo una cosa troppo impegnativa, troppo elaborata, volevo una cosa che comunque ci si potesse immedesimare, chiunque, cioè sfido chiunque a non aver passato una situazione del genere, a Vero. aver visto tipo di situazione, perché chiunque ci è passato Vero. sicuramente, Sì. e appunto parla di questo amore che non è un amore, ma è un flirt, ma non è un flirt perché si amano ma si Un odiano, fuoco quindi estivo. esattamente, esattamente. Sì, ovviamente il sound è un sound comunque molto particolare, voluto mischiare molti generi. Quindi ci Esatto. spieghi come Allora, nasce questo sound? Io da un po' di tempo a questa parte, siccome premessa, non, per chi non lo sa, io sono italo-brasiliana, ok? Ok. Mia mamma è brasiliana, e una doppia cittadinanza. Certo, Perfetto. chiuse parentesi. E quindi cosa succede? Da un po' di tempo a questa parte, sto portando tantissimo nel mio lavoro le mie due origini, le mie due culture, quindi sia l'Italia che il Brasile. Questo lo faccio con i testi, con le produzioni. In questo caso è una canzone appunto in italiano, che questo non esclude il mio pubblico brasiliano, perché in Brasile, scusa, amano l'Italia, amano gli italiani, e lì Laura Pausini è una dea assoluta, e quindi Sì. noi cavalchiamo l'onda. Vabbè, Laura Pausini è una dea, non solo in Brasile, però appunto lì c'è, cioè, proprio, secondo me, ancora più che qua è suprema, sai, è proprio una star, una diva, no? E a me piace molto, no? Quindi approfitto comunque per cantare in italiano, non solo per gli italiani, ma anche per i brasiliani, che appunto amano tantissimo l'Italia e mi chiedono sempre, sempre di più singoli in italiano, oltre che al portoghese.
Certo, anche perché anche in Argentina con il volo, quindi un po' ovunque c'è la musica italiana. Esattamente, quindi proprio c'è questo grande amore per l'Italia, e quindi ovviamente io ne approfitto, capito? E quindi abbiamo fatto questa canzone, abbiamo scritto, riscritto questa canzone in italiano, e la produzione appunto c'ha queste note, ha queste note esotiche, e per i più esperti, per i più attenti, si percepisce che abbiamo messo comunque un po' di samba dentro al, cioè il mio tocco brasiliano in questa, in questo Certo. singolo è appunto l'inserimento del samba nella produzione. Per unire i due mondi, Italia e Esattamente, per Brasile. unire i mondi, Quindi esattamente. anche il videoclip è molto bello, anche la Era le location che hai scelto, le Cinque Terre. Cinque Terre. Allora, partiamo dal presupposto che non ci ero Ok. mai stata. Era uno di quei posti che io, allora, ho già fatto vita positano, vita in Calabria, vedo a Venezia, ho fatto, io amo mostrare comunque le bellezze delle mie due Dell'Italia. terre. Quando sono in Brasile approfitto per fare magari appunto riprese, cose, video in Brasile con questi paesaggi meravigliosi, tropicali, eccetera, e viceversa quando sono in Italia ne approfitto per mostrare le bellezze italiane, no? In Un questo motivo in più caso, per viaggiare. in più per viaggiare, ho detto, può fare una cosa di proprio per l'avventura. Siccome io non conoscevo le Cinque Terre, e per chi conosce sa che comunque è un posto un po' impegnativo, perché comunque non è un posto Sì, pratico che vai, cioè devi è partire dalla vero. macchina un po' fuori, È no? È un vero, è po' vero, è vero. difficile l'accesso. Poi appunto sono Cinque Terre, diverso, sono cinque paesini completamente diversi, chi ci si arriva con la barca, cioè non è semplicissimo. Secondo me, appunto, ho detto, io non le conoscevo, volevo andare, ero anche indecisa su dove andare, perché appunto sono cinque paesini diversi e cinque raggiungibilità diverse, non è che era proprio Vero. facile dire, aspetta, vado su questo, poi vado su quell'altro, no. Beh, un Quindi ho videoclip per detto, ogni terra. esattamente, no, esattamente. Allora ho detto, caspita, è perché io, figurati, non mi piace sempre complicarmi la vita, no, le cose semplici non mi piacciono. Ho detto, andiamo alle Cinque Terre, ma come facciamo? Ho detto, portiamo una persona solo. Cioè, io ho portato Ok. solo una persona che ha fatto le riprese, approfittiamo per fare appunto tipo una gita e vediamo quello che succede. Cioè, non era una cosa Perfetto. programmata, facciamo questo, facciamo quello, anche perché erano in quei giorni dove abbiamo passato tipo, non so, 20 giorni, un mese bellissimo, quando devo fare video io, pioggia, diluvio, Ecco, temporale, e infatti ma mi ha anticipato la roba. domanda che poi ti farò se ci sono aneddoti riguardo al videoclip. L'aneddoto è che appunto noi avevamo già prenotato, perché ovviamente, siccome appunto dicevo che è un posto comunque un po' difficile da raggiungere, comunque un bel viaggetto, eccetera, dovevamo comunque fermarci una notte, anche soprattutto per il fatto che era fosse una cosa all'avventura totalmente, no? Quindi c'è stata una prenotazione, cioè non è che siamo andati in giornata che dice vabbè, un giorno vale l'altro, c'è stata una prenotazione, e appunto è successa questa cosa dell'imprevisto del tempo. Panico, io sono rimasta malissimo, perché ho detto, ma caspita, ma proprio quei 2 giorni, perché era proprio quei 2 giorni lì dove dovevo andare io a fare il video, ho detto, mamma mia, ma proprio adesso, eccetera, no, ma non perdere le speranze, io no, ma figurati, ma come faccio a fare un video estivo Un con la videoclip pioggia, sotto la cioè era pioggia. tutto, cioè, ma tu capisci, forse è stato un video, non so, per un altro periodo, ma proprio estivo, che uno appunto si aspetta il mare, il sole, il bello, Ma te pioggia, scherza. diluvio, eccetera, non perdere le speranze, io, ma figurati, vedrai, ma come faccio, non farò un video, ma, cioè, ho detto, ma era proprio un disastro. Ti giuro, siamo arrivati. Abbiamo lasciato la macchina, che si lascia a 200 metri, perché appunto Sì. poi prendi tipo una navetta e dove arrivi proprio nel paesino. Sì. Ok, non sto scherzando. È stato proprio 200 metri, non so se non era a chilometri di distanza. L'abbiamo fatto 30 secondi in van per far capire, no? C'era una navetta, no? Apposita. Fino al parcheggio, diluvio universale, entriamo nel paesino, non ha piovuto, ma non ha piovuto mai, mai, Era mai. destino. Poi per carità, non c'è stato quel sole che spaccava le pietre, quel cielo azzurrissimo, infatti si intravede ogni tanto qualche nuvoletta lì così, però non solo non ha piovuto, come appunto c'è stato timido, ma c'è stato un bel sole. Certo, Sì, certo. è stata una cosa pazzesca, quindi ragazzi, veramente La non perdete mai le speranze, speranza, perché vero. cioè, se io sono riuscita a fare un video dove veramente, ma ho le foto, cioè, ma ho i Sì. video,
posterò, spoiler alert, un contenuto Le specifico voglio, sì. di questa cosa Sì. qua, perché ho i video, le foto del meteo, i video del diluvio universale, noi che stiamo andando, io che piangevo, cioè. No, no, le vogliamo tutte, le vogliamo. Quindi a maggior ragione seguite i canali social di Verita, così. Assolutamente, iscrivetevi al canale YouTube, c'è Spotify, Deezer, Apple Music, sono dappertutto ragazzi, non dite scuse, Perfetto. iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, condividete, salvate i contenuti perché noi abbiamo bisogno di aumentare questo algoritmo, prego. Certo, ce la faremo, anche perché Bravo. poi dopo questo singolo, allora, a fine anno è uscito un EP in versione acustica. Adesso Sì, abbiamo fatto anche ci questo. sarà un altro EP? Domandone. Domandone. Allora, Per quello che non si può dire, si può dire. Hai risposto, già no, così hai sì, no, risposto. infatti la mia non risposta ha risposto, nel senso Sì. che abbiamo tanti bei progetti, sicuramente tantissima musica, Sì. e non sarà una versione acustica di quello che appunto di singoli con cui ho già pubblicato, ma ci saranno altri progetti Beh, nuovi. progetto È il importante. progettino Bene, importante che sta arrivando, che stiamo organizzando, c'è della roba bene, bella, perché sapete che io non mi fermo mai, no? bene, bene. E quella è la Cioè, cosa importante, non guarda, neanche fermarsi. durante la pandemia la gente era scioccata e mi diceva, tu puoi far lasciare? Cioè, durante la pandemia, l'anno della pandemia, 4-5 singoli, e appunto EP, Sì. robe. Ragazzi, io faccio l'impossibile, quindi figuriamoci adesso, sì, proprio. Quindi ci saranno dei live quest'estate? Allora, qua in Non Italia, per ora tutto è tace, facile. perché appunto sto lavorando tanto in Brasile in questo Ok. momento e stiamo, cioè in Brasile ci sono delle cose che stiamo organizzando, stiamo montando tutto il mio concerto, eccetera, per poi appunto poterlo vendere, perché io essendo una cantante pop, comunque con un'impronta di ballerini, cose, poi per carità anche cose acustiche, come ho già mostrato, si fanno, una cosa anche un po' più semplice. Tipo l'anno scorso, nota carina, l'anno scorso abbiamo fatto un pocket show di un'oretta in metro qua a Milano, è stato Bellissimo, 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 voce, chitarra e percussioni, cioè bellissimo, bellissima esperienza. bellissimo. E quindi C'è ogni tanto anche, appunto. sicuramente ci sono contenuti video su questo live. Sai che non ho postato, volevo, oltretutto oggi è Sì. un anno esatto da quella data, E cioè è dobbiamo la cosa festeggiarlo pubblicando pazzesca. qualcosa. Infatti sai che mi era venuto ieri, mi era arrivata la notifica appunto di TikTok, che appunto avevo pubblicato questo video annunciando che ci sarebbe stato. Ho detto, oddio, potrei pubblicare, perché io alla fine tra una cosa e l'altra avevo pubblicato tantissimo sulle storie, ma un tenuto apposito tipo sul reel, cose così, proprio apposta del concerto, no? E ho tanto materiale, effettivamente mi dai Ti ho tutti. lanciato l'idea, ti ho lanciato l'idea. Potrebbe essere, perché è stato, ci siamo divertiti da matti, quindi è stato proprio bello. Bellissimo. È stata una cosa proprio all'avventura, così tu immaginati in metro, no? Che uno dice, ma caspita, Vero. ma in metro non è che mi fermo a vedere un concerto, poi qua a Milano, tutti sempre di Sì, corsa, sì, eccetera. sì. Invece è stato proprio, poi all'ora di punta, perché se non sbaglio era tipo le 6, quindi figurati, uno magari è lì che vai a casa, stressato, lavoro, eccetera. E invece è stato bellissimo, perché poi ci si, cioè, ovviamente poi un paio di amici noi li abbiamo chiamati, ovvio, sono venuti a vederci, eccetera. Però Sì. è stato proprio interessante e curioso vedere che c'era comunque tanta gente che si fermava. È stato bellissimo, è stata gente Bellissimo. proprio bello, bello, mi sono divertita. Comunque, appunto, tutto Quanta ciò per. gente poi alla fine si è fermata? E non so dirti esattamente, perché io comunque, sai, sono lì concentrata, non è che tipo sto con, cioè non è che faccio ridere dopo tutto, no? Però un centinaio, allora, che si sono proprio fermati, secondo me anche un centinaio. Poi figurati che vanno e vengono, che magari, perché poi oltretutto lo spazio era vicino alle fermate proprio, quindi sicuramente mentre magari uno aspettava la metro ci sentiva, quindi magari non si fermava lì perché magari aveva fretta, però ci sentiva mentre aspettava la metro.
che sono passati, saranno passate migliaia di persone, perché figurati, in un'ora, nell'ora di punta, alle 6, migliaia di persone, che sono proprio fermati, qualche centinaio, secondo me, sicuro. Bellissimo, bellissimo. Sicuramente sono cose che succedono anche all'estero. Ad esempio Jimmy Sì? Fallon l'ha Le fatto adoro, spesso. adoro, tipo quelli di Miley Cyrus, adoro, Sì, ma sì, sì, Cristiano Ronaldo quando si era tipo tutto travestito, sì, sì, sì. È bellissimo, bello bellissimo. portare un po' di queste usanze, soprattutto internazionali, perché qua non è Bellissimo, comune. Quindi è tu sei stata bello. una delle prime. Ah! Bellissimo, vedrete tra qualche anno quando sono una star mondiale, Madonna, mi ha cantato il No, no, comunque è bello fare queste cose, sicuramente è Bellissimo. stato. No, è stata un'esperienza stupenda, un'iniziativa Vogliamo il bellissima. videoclip, quindi. Allora. Allora, ovviamente per concludere, cosa ci dobbiamo aspettare quindi prossimamente, soprattutto in base anche ai riscontri che ha avuto da questo singolo? Allora, sicuramente molta, molta musica. Ci sono delle cose. La cosa che a volte mi frena, no, dal raccontare delle belle novità, delle cose interessanti, è che io sono quel tipo di persona che finché la cosa non è in porto, non è lì Per pronta, scaramanzia. È per scaramanzia non mi piace raccontare perché purtroppo giusto, è giusto. si vede di tutto, molte volte uno appunto è già tutto organizzato e poi magari all'ultimo succede qualcosa, quindi capisci, cioè creare aspettative, anche il fatto Sì. quando cioè, io ho sempre saputo che avrei voluto fare la cantante. Mi era capitato da piccola, magari di raccontare a un amico, l'altra ma è difficile. Vabbè, quindi sai cosa ho detto? Io non lo dico a nessuno, me ne sto Sì, al nulla sì, sì. annunciando un singolo, ciao, non dico niente, perché appunto non si sa mai, no? Quindi Sì. sono delle bellissime novità, però finché non si realizza, Meglio, se sì, meglio per racconto, scaramanzia cioè, non dire capito? Poi nulla. non si realizzerà, sfigata, no, no. Capito, sì. Ma questo lo Sono facciamo quelle. anche nel nostro piccolo, quando dobbiamo fare delle cose Capito, ma interessanti, esattamente, io quindi. non racconto mai nulla. Infatti, è una roba che mi dispiace, soprattutto quando si fanno interviste che magari mi chiedono le cose del futuro, ci sono delle belle cose, e poi, No, no, ma capito? ti capisco. Sono anche io uno di quelli che non dice subito quello che deve fare. Esatto, quindi preferisco magari stare un attimo, dire c'è tanta musica, ci sono tante belle novità, tenetemi d'occhio sui social che lì vi racconterò tutto Sì, man mano. sicuramente. Quindi a maggior ragione dobbiamo seguire i tuoi canali social. Sei ovunque, non ci sono scuse. Quindi. Ovunque, Ok, esatto, bravissimo, non ci senza scuse. ti ringrazio per questa intervista. È stato un grande piacere. Grazie a te, grazie E mille io spero davvero. di vederti live, perché sicuramente è musica che Assolutamente, piace soprattutto live. qua in Italia, no? Assolutamente. Infatti, A Bari, vengo vogliamo un a tour. Bari magari, bellissimo, Sì, wow, davvero. vogliamo un tour. Vogliamo un tour. Bravo, bravo. Dovete Sì, chiedere di Belita, ragazzi, sì, locali, delle sì, cose, siete voi che fate la differenza. ce la faremo, grazie Grazie, Rita, a grazie presto, mille. ciao, ciao.